Sì, vi è la presenza anche di esperti questa sera che già hanno partecipato a un convegno organizzato dal Comune e quest'altro ulteriore incontro promosso dall'Associazione Il Mas io lo ritengo di fondamentale importanza perché bisogna divulgare il sapere e vedere tutti quanti insieme i castanicoltori come fare per rendere la lotta al cinibide più efficace, più omogenea, diciamo. E poi abbiamo un altro problema che è quello di quest'altro insetto che sta attaccando le piante, insomma bisogna lottare sperando di recuperare la produzione castanicola e cervinare che è molto importante per l'economia locale. Quasi tutti sanno che dalla montagna c'è un'economia importantissima che influenza un poco la vita di tutto il paese della Valle Caudina. Questo è un convegno importante perché da questo convegno ce ne sono stati già altri prima, ma ho saputo che di amici che sono stati a Cuneo e a Cuneo hanno riscontrato che i comportamenti di quella zona là, come si sono comportati con i castagneti, hanno risolto il problema. Io mi auguro che questo serva da lezione anche a noi e serva soprattutto da lezione a chi non osserva le regole dei comportamenti civili verso la montagna e verso l'economia delle castagne. Credo che stasera verrà fuori una soluzione che nell'arco di pochi anni possa risolvere il problema e ripristinare quell'economia che l'abbiamo persa da un po' di tempo a questa parte. Semplicemente noi abbiamo organizzato questo incontro a titolo informativo per dare la possibilità ai castanicoltori e non solo, ma anche magari a un cittadino semplice di Castello che non conosce le problematiche dei castagneti, insomma, a farsi per conoscere il problema e nel nostro piccolo insomma, a risolverlo. Infatti abbiamo distribuito delle brochure che insomma, ognuno avrà, sia col piano di lotta integrato e con il disciplinare da adottare. Niente, abbiamo invitato anche ovviamente il sindaco di Cervinara, visto che noi conosciamo il problema e dobbiamo cercare di risolverlo, il sindaco di San Martino e di Rotondi e ovviamente il presidente dell'associazione Castanicoltori Campania per far sì insieme magari ovviamente sempre a titolo informativo e nel nostro piccolo di cercare di risolvere il problema. Allora, abbiamo iniziato già da 2-3 anni a fare i lanci di Dormus e credo che ci vorranno ancora un po' di anni per risolvere del tutto il problema. Comunque siamo fiduciosi e vediamo un po' insieme ci unendo un po' le forze di tutti i produttori e speriamo che risolviamo il problema in quanto è una vera economia per Cervinara. Io credo che siamo sulla buona strada.